Benvenuti a tutti i parci, bentornati sul canale, io sono Pierre e benvenuti in questo video speciale dell'Angolo del Nerd dedicato, come avete letto dal titolo, alla figura di Michael Myers. Michael Myers, per chi non lo sapesse, è uno dei grandi killer slasher dei film anni 70-80 del genere ovviamente horror. Come vedete, Michael Myers è costui, per chi non lo conoscesse, è l'assassino, diciamo così, dalla maschera bianca. Dico per chi non lo conoscesse perché in realtà tra i killer slasher degli anni 70-80 è forse il meno conosciuto e in realtà il meno apprezzato. Comunque lo vedo ogni santa volta che su Facebook magari ci sono le pagine dedicate agli horror che fanno sondaggi riguardo alle preferenze degli iscritti riguardo a questi famosissimi killer degli anni 70 e 80. Tendenzialmente tutti vanno ad apprezzare chi, non lo so, se c'è Jason e Leatherface tendono a preferire questi due. C'è una grande preferenza per anche Freddy Krueger o per Chucky la bambola assassina, cioè tutti questi killer un po' così. Michael Myers se lo filano veramente veramente in pochi e questa cosa mi dispiace assai perché secondo me è un killer che a suo modo è anche abbastanza carismatico e particolare. È molto silenzioso, tant'è che in realtà non parla praticamente mai, tuttavia è molto eloquente dal punto di vista dell'azione, perché è veramente un killer creativo, è un killer creativo che non uccide a casaccio, diciamo così, perché gli piace uccidere o cosa. No, lui uccide perché c'ha una ragione. Lui è un killer maledetto, è maledetto dalla maledizione di Turn, che lo porta a cacciare in maniera ossessiva la propria famiglia. Lui vuole uccidere la propria famiglia, in particolare la sua, diciamo così, la sua parentela più stretta, ovvero le sorelle. Infatti, diciamo così, che la trama dei quasi 8-9 film di Halloween che sono già usciti, tranne il terzo capitolo, è prettamente incentrata sulla sua caccia nei confronti prima della sorella Lori e poi della nipote Jamie Lloyd, della quale devo fare anche un discorso, ma aspetto un attimino perché in realtà è un discorso che prevede anche degli spoiler. Io qua non sono qua per fare degli spoiler, sono qua per presentarvi un personaggio e parlarvi del perché io adoro Michael Myers. Successivamente c'è questa prima piccola parte di dibattito che voglio avere per chi ha, con chi di voi ha magari visto o mai visto Halloween, sesto capitolo The Curse of Michael Myers, perché secondo me è il film, tra parentesi, meno riuscito di tutta la saga, per via di un sacco di buchi narrativi che presenta. Per quanto ovviamente ci abbia il suo peso, perché nonostante tutto riprende la figura di Michael Myers, riprende quello che è Michael Myers, riprende la storia di Lumi, che dopo quel capitolo lì non c'è più, perché sappiamo bene, l'attore è morto, è defunto proprio. Adesso nel 2018 dovrebbe uscire il nuovo film di Halloween. Molti dei fan lo stanno aspettando perché dovrebbe completamente rimettere in discussione quella che è la storia di Michael Myers a partire dal terzo capitolo della saga in poi. Anche se, come ripeto, il terzo capitolo della saga di Halloween non prevede affatto Michael Myers, parla di maschere maledette, che non c'entra assolutamente niente. Infatti, la critica lo ha profondamente appunto criticato, l'ha profondamente screditato, e tant'è che i fan non lo contano nemmeno all'interno della saga di Halloween. La saga di Halloween vive sulle spalle di Michael Myers e devo dire hanno completamente ragione perché, come detto, è un killer carismatico, è un killer molto silenzioso e fine nel suo agire perché lui non ti corre incontro, lui non cerca di distruggerti in tutti i modi con ossessione morbosa, no, lui sa aspettare il momento giusto per uccidere. Ad esempio, in uno dei tanti film c'è una un'incisione che lui fa su una donna dopo che c'è stato con questa ragazza un rapporto con un altro ragazzo, il ragazzo poniamo in essere che è già andato. E per farlo, costui si mette addosso un lenzuolo completamente bianco e si presenta in camera con gli occhiali del ragazzo. Non dice assolutamente niente, la ragazza è lì che la invita a tornare a letto,
Gli arriva da dietro, piglia il cavo del telefono con cui stava parlando e glielo stringe così al collo, senza che nemmeno questa qua abbia il tempo di capire che cosa cavolo gli sta succedendo. In questo senso è molto, molto geniale e a mio avviso i film di Halloween sono molto più esaustivi rispetto a quelli di Venerdì 13, perché io adesso devo mettere in chiaro questa cosa. Io ho visto tre film di Venerdì 13, ho visto i primi tre film, ma sinceramente sono restio ad andare avanti perché sono tutti profondamente e irrimediabilmente uguali. Ovvero c'è questa serie di campeggiatori che arriva al campo, c'è la situazione tipo della serie, c'è la coppietta che scopa, c'è quell'altro che è uno sfigato, c'è il nero che purtroppo morirà per primo, questo è un cliché, eccetera eccetera eccetera, e c'è questo cazzo di energumeno che esce fuori col macete, con la maschera da Oche, che tra l'altro prende soltanto nel terzo capitolo in poi, e cerca di ammazzarli tutti con una, tra l'altro, crudeltà allucinante, perché non si fa assolutamente scrupoli. Jason ti prende, ti spezza in due così, non gliene frega di essere sgamato o meno a Jason, anzi, se lo becchi prima meglio è, prima lo becchi meglio è. Michael Myers tende invece a non farsi scoprire, tende veramente a nascondere la propria presenza. Tu non riesci a capire che lui c'è. Tu man mano vedi queste persone che scompaiono e inizi a chiederti: ma come cazzo è che non riesco più a trovarlo? Non riesco più a trovarlo. A un certo punto trovano i cadaveri e viene fuori Michael Myers. Michael Myers salta fuori soltanto alla fine, ma perché è fatto così? E soprattutto Michael Myers non corre praticamente mai. Michael Myers è uno di quei killer che quando ti deve dare la caccia non ti corre incontro, perché lui sa di avere il vantaggio assoluto su di te. Lui cammina, ti cammina incontro con la sicurezza di saperti uccidere, di saperti mettere alle strette, e tu soltanto per il panico riesci, finisci per essere ucciso. In questo senso io adoro Michael Myers, a parte che è un killer capace di essere messo a tappeto. Cioè, Jason, tu alla fine, ok, magari lo prendi ammazzato, magari lo stordisci, lo stanni per un attimo, ma alla fine è uno che ti corre sempre incontro perché è pura furia. Michael Myers lo stendi, cioè se tu a Michael Myers gli spari con un fucile, una pistola, questo cade a terra stordito per qualche minuto, cioè è un po' come se lui fosse effettivamente morto. Tuttavia ritorna in vita perché? Perché a differenza di Jason, e qua io spezzo veramente una lancia in favore di Myers e sulla schiena di tutti i fan, Jason è un cazzo di mortale. Questa cosa che Jason è immortale, che Leatherface è immortale, eccetera, è una palla. L'unico immortale è Michael Myers, fin tanto che c'è la maledizione, e Freddy Krueger perché vive in un'altra dimensione. Jason e Leatherface non sono immortali, sono due mortali che nessuno ha la forza di uccidere, perché sono pura furia che si muove grazie all'adrenalina. Con l'adrenalina tu non senti un cazzo, ti possono sparare, ma tu non senti niente. E Jason, dopo il terzo barra quarto capitolo, se non erro, muore. Jason è morto, lo ha ucciso quel grandissimo testina di Tommy Jarvis. Tommy Jarvis ha ucciso Jason. Poi, dato che vendeva la serie, hanno dovuto riportarlo in vita sotto forma di zombie. Ma anche lì, dopo il sesto capitolo, quando alla fine lo decapitano con la nave, Jason è morto. E Jason è morto. Lo hanno decapitato, non può più tornare in vita. Perché Jason è uno zombie. Una volta che lo decapiti è morto. Ma ancora lì, doveva vendere, hanno fatto il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo capitolo che sono totalmente inutili. Tant'è che gli elementi traumatologici diventano una merda. Dal momento che, da quello che so, uno è un capitolo dove Jason sfida Freddy Krueger e porca puttana, già lì la stiamo tirando per i capelli. Uno che Jason piglia la nave e va a Manhattan, quando in realtà la sua indole lo costringe sul lago Crystal Lake. E anche qua, grande tra la trama che prendiamo, facciamo un bel cartoccio e la buttiamo via. L'ultimo è nello spazio, c'è Jason che diventa un androide, ma di che stiamo parlando? È una presa in giro. Myers, tutto questo non l'ho mai fatto. Leatherface, devo dire che non mi sono mai documentato più di tanto, ma almeno so che la sua trama alla fine è coerente. Cioè, Leatherface è un cazzo di bambino demente di una famiglia di serial killer cannibali. La famiglia a un certo punto viene fatta fuori. C'è l'ultimo episodio della saga di Non aprite quella porta. Scusate se a volte mi tocco il naso, ma ho la maschera che tende a scivolare, non so perché.
Cioè, l'ultima ho capito in cui tutta la famiglia è stata fatta fuori, rimane soltanto lui e vengono delle vicissitudini, ma la trama a un certo punto si interrompe. Lui è l'ultimo rimasto del filone principale e basta. Però anche lì Leatherface non è mortale, tant'è che a un certo punto questo qua teme veramente di crepare perché ci va veramente vicino. No. Jason è mortale, ma lo spacciano per immortale. Michael Myers è immortale. Michael Myers è immortale fin tanto che la maledizione ritorna attiva. La maledizione ritorna rimane attiva fin tanto che lui non avrà ucciso tutti la sua parentela. Che tra virgolette a un certo punto si spezza. E qua stiamo per arrivare alla fase spoiler dove qua in alto mi metterò la scritta spoiler. Quindi d'ora in avanti, credo, a parte il fatto che vi ho detto tutto, quindi nel momento in cui inizierà la parte spoiler, vi chiedo di chiudere il video se non l'avete mai visto, andatevi a vedere perché sono bellissimi. Ricordate di evitare il terzo capitolo. E preparatevi perché nel 2018, come vi ho detto, riesce Halloween e sarà praticamente un capitolo sviluppato da Carpenter, che è il regista padre di Halloween. Di conseguenza, tutto quello che è successo dopo il terzo capitolo della saga originale in realtà è stato creato da altri registi. Solo i primi due sono di Carpenter. Carpenter ha ripreso in mano il progetto adesso per il 2018 perché lui vuole riscrivere un terzo capitolo dove lui chiuderà il suo filone narrativo. Il suo filone narrativo terminerà con quel capitolo e in un certo senso cancella completamente tutto quello che è successo nel 5, nel quarto, nel quinto, nel sesto, nel settimo e nell'ottavo capitolo per creare la sua conclusione, quella che secondo lui doveva essere la conclusione di Halloween. In questo senso è molto interessante, per quanto tutti i sequel devo dire siano stati degni, tranne come ho detto, questo cacchio di 6 che ha veramente dei buchi narrativi allucinanti. E che adesso vado a sviscerare. Per il resto, porci, io credo che Michael Myers sia superiore a questi killer proprio per questo motivo: perché è elegante, è un killer cazzo elegante, è un killer che a te fa piacere sentire, vedere, a parte che ti mette ansia perché tu di. Te lo aspetti, tu dici vai Michael, uccidili, uccidili, fammi vedere cosa sai fare, ma perché continua a stupirti, non c'è limite a quello che lui può fare. Qualsiasi cosa lui trovi, sa usarla per uccidere. Lui vive per questo e soffre di questo, perché la maledizione di Turner, ok, lo obbliga a uccidere, ma dentro di lui non vorrebbe uccidere, è obbligato. E infatti a un certo punto c'è una scena in uno dei film in cui togliendosi la maschera mostra il fatto che lui stava piangendo sotto la maschera perché non voleva uccidere, però è obbligato a farlo e non sa fermarsi. In questo senso è molto anche umano come killer, non è il killer che piglia e ti spezza come Leatherface o come Jason, è un killer elegante, un sentimentale. Detto questo, porci, per tutti coloro che non hanno visto il film, chiedo di chiudere il video e chiedo a tutti coloro che invece sono interessati a sapere la mia riguardo a questo sesto capitolo, rimangano connessi. Pronti? Via! Allora, siamo nel sesto capitolo del film, ok? Noi abbiamo lasciato il quinto capitolo con Jamie, che era ancora una bambina. Ci siamo traslati in avanti di un bel paio di anni. Da quello che ho letto su alcune descrizioni, lui deve avere 15 anni. Secondo me, invece, ne ha molti di più, almeno 20 anni, secondo me. E sta per avere una bambina. Il padre di questo bambino, in realtà, non ci ha tenuto a sapere chi sia. E sinceramente non c'è scritto da nessunissima parte che sia lo stesso Myers. Io ho letto che qualcuno ha ipotizzato che sia il figlio di Myers, di Michael. Ma non è così, secondo me. Cioè, secondo me il padre è un altro soggetto che probabilmente è già stato ucciso, un terzo soggetto che non ci ha tenuto, come ho detto, a sapere chi sia. E Jamie è stata presa di mira perché in qualche modo la setta di Turner in realtà ha l'obiettivo, secondo me, di creare più dei soggetti armati capaci di portare avanti grosse stragi tra innocenti. Ok, la maledizione di Turner è una maledizione, una setta mossa da dei druidi nei confronti di alcuni soggetti che, tramite la loro furia, uccidevano la loro stessa famiglia per evitare delle pestilenze, delle tragedie naturali in una determinata popolazione. Questo è indubbio, ma il fatto che il bambino di Jamie venga all'inizio del stesso film, del sesto capitolo, marchiato secondo il marchio di Turner, secondo me era come un modo per rinnovare la maledizione o comunque un modo per spezzare la catena della maledizione. In questo senso, secondo me,
Myers intende uccidere anche il bambino, intende uccidere anche il bambino di Jamie, perché lui comunque da indole e da maledizione deve uccidere tutta la sua famiglia. È indubbio il fatto che la setta lo possa controllare Myers, ma Myers da parte sua non vuole essere bloccato, non vuole essere fermato. E infatti, secondo me, la gente che muore all'interno dell'ospedale verso la fine del film è tutta la setta di Turner che alla fine viene uccisa dallo stesso Myers. Michael li fa fuori tutti quella gente lì, perché non vuole essere fermato nel suo intento, anche perché sennò non si renderebbe, non si spiegherebbe il sequel a lui 20 anni dopo. Dove alla fine l'attenzione di Michael si risposta sulla sorella. Ma perché secondo me quel bambino, marchiato con la maledizione di Turner, è uno spezzo della catena, una di sangue. Ovviamente Michael all'interno della sua mente e della maledizione sa di dover uccidere anche lui. Ma il bambino è in un certo senso protetto, deve essere protetto. Tant'è che poi alla fine Michael non riesce a percepire la presenza, la posizione del bambino, ma riesce tramite la conoscenza e la morte della famiglia degli Strode, quindi della famiglia che aveva adottato. No, aspettate, sto facendo confusione perché, ok, Lori è stata adottata, ma è stata adottata dal fratello del padre di famiglia, della famiglia che noi vediamo essere poi uccisa durante tutto il film, ok? Perché il padre adottivo di Lori, era un agente immobiliare che ha venduto poi la casa dei Myers direttamente a suo fratello perché non riusciva a venderla, perché ovviamente tutti sapevano del fatto che Michael avesse ucciso in quella casa la sorella molto anni prima, e soprattutto che in quella stessa casa Michael ci fosse tornato a vivere dopo che era scappato dal manicomio. Perché comunque Michael è diventato famoso a Haddonfield per quello che aveva fatto, anche perché c'è tornato e più di una volta ha commesso dei delitti atroci in quella città. E tutto è partito da quella casa, nessuno la voleva. Quindi diciamo che da un certo punto di vista il collegamento ipertestuale tra i filoni narrativi è questo. Ovviamente Lori di cognome effettivo dovrebbe fare Myers anche lei, ma ha cambiato nominativo perché è stata data in adozione ad questa famiglia, gli Strode. Gli Strode poi vengono fatti tutti fuori tranne la cugina di Lori, la cugina acquisita di Lori, tale Sarah Strode, e suo figlio. Suo figlio, il fatto che senta le voci dei druidi della setta di Turn, che poi alla fine sono tutti soggetti facoltosi della società, secondo me è dato da una coincidenza, diciamo così, da un'interconnessione di eventi tali che su questo ragazzino è caduto parte della maledizione di Turn. Questo ragazzino non sarà probabilmente un nuovo Michael Myers, sarebbe diventato un potenziale nuovo Michael Myers, ma con molta probabilità poteva diventare effettivamente il suo nemico, tant'è che gli istinti omicidi a un certo punto questo bambino gli dimostra, perché punta il coltello verso il padre della madre. Quando questo la rimprovera e gli tira un ceffone. Ma nonostante questo, è un bambino innocente che alla fine prova no, a non fare altro che non capisce in realtà quello che gli sta succedendo. Di conseguenza è succube della setta di Turner, che alla fine cerca di proteggere anche lui il bambino di Jamie, quando in realtà Michael vuole a tutti i costi ucciderlo. E non si farà scrupoli, perché in realtà Michael uccide in funzione del fatto che tutti frapponga tra lui e il suo obiettivo. Se ti frapponi ti ammazza, non gliene frega niente, tranne il dottor Loomis. Il dottor Loomis non lo uccide perché probabilmente ha parte un senso di pietà o comunque non lo vede come una minaccia al suo piano, mentre invece molte altre persone lui le identifica come ostacoli al suo piano, alla riuscita della sua missione. Ma alla fine il suo obiettivo ufficiale è la sorella, tant'è che dopo che si è liberato dai vincoli della setta di Turn e che purtroppo ha perso completamente le tracce del figlio di sua nipote, l'unica cosa che può fare è tornare a cercare la sorella che capisce non essere morta, perché effettivamente a livello di sangue noi sappiamo che Michael insegue il suo legame di sangue, il legame da cui è ossessionato. Ergo, se il bambino è stato protetto dalla benedizione di Turn, da quelli della setta quando è nato, Michael era in grado al massimo di inseguire la nipote.
non il bambino lui non lo poteva percepire, la sorella può percepirla e quindi trova le prove di dove abita, trova le indicazioni in Halloween 20 anni dopo di dove si trova anche Lori. Sì, Lori Strode, e la va a cercare. Secondo me la mia spiegazione è questa: i buchi narrativi grossi alla fine della fiera sono fondamentalmente prima di tutto l'intro, l'incipit del film non si capisce assolutamente, non si capisce assolutamente il motivo per cui il figlio della cugina di Lori abbia la capacità di sentire le voci della setta di Turner. E soprattutto non si capisce che fine faccia la setta. Secondo me questa è la spiegazione più logica che ha quel film lì. Dato il fatto che comunque è un capitolo conclusivo della trama, per escludere poi a priori, il dottor Loomis dalla trama perché è defunto l'attore, a mio avviso questo è il modo migliore per spiegare quanto è successo in quel film, in quella pellicola. Detto questo, Porci, io presto o tardi spero di lanciarmi su Halloween 20 anni dopo perché sono veramente curioso di vederlo. Spero vivamente che nell'Halloween 2018 diano a Jamie Lee Curtis qualche parte, anche piccolo cameo, tale da cui reintrodurla nel film perché Jamie Lee Curtis è stata la Laurie Strode, è stata l'attrice di Laurie Strode e tutti i fan dell'horror in realtà la adorano perché ha fatto veramente tante parti all'interno di tanti film horror. Spero vivamente di poter presto veramente rivedere questo volto, questo personaggio sul grande schermo. Se non lo conoscete ancora, vi prego assolutamente di farvi una cultura, di andarvi a vedere i suoi film, perché imparerete ad amarlo e nonostante magari non siate dei fan dell'horror, i suoi film si vedono, i suoi film si possono vedere, non sono pesantissimi, sono tutto stress psicologico e suspense, non c'è il jumpscare, non è un film basato sui jumpscare. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che se siete stati fan abbiate apprezzato il fatto che qualcuno abbia parlato bene del vostro personaggio slash preferito. Se non siete iscritti, iscrivetevi, like, commenti, sharing. Sapete come fare ed alla prossima. Ciao ciao!